Buongiorno, leggo dal Corriere della Sera di stamani, insulto. Le cifre, 131 miliardi previsti, 4,3 miliardi stimati, 3,8 miliardi di gettito aggiuntivo se si verificasse, 1,9 miliardi di euro di entrate contabilizzate e da confermare, 1,4 miliardi il rapporto percentuale deficit e PIL che secondo il Tesoro, 8,5 miliardi di euro di tagli alle spese dei ministeri previsti, cioè in poche parole nulla di certo, e a questo punto me la sento proprio di poter dire che il governo sta veramente dando i numeri.